Grazie. Passiamo all'interrogazione numero 3299 dei deputati Deiane ed altri concernente misure volte a garantire il coordinamento, il monitoraggio e la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del piano di bonifica da amianto per gli edifici pubblici. La deputata Terzoni ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria. Prego. Grazie Presidente, signor Ministro. In passato si è fatto largo ricorso all'amianto in edilizia e tanti nostri concittadini ancora ne pagano le conseguenze. La legge 93 del 2001 ha affidato al Ministero dell'Ambiente, di concerto con le Regioni, la realizzazione di una mappatura delle zone interessate dalla presenza di amianto e degli interventi di bonifica. Lo scorso gennaio lei, Ministro Costa, ha stanziato 385 milioni di euro nell'ambito della, di bonifica del piano di bonifica d'amianto degli edifici pubblici come scuole ed ospedali. I soldi sono stati ripartiti fra tutte le regioni, ad esempio alla Sicilia sono stati assegnati 107 milioni di euro, alla Calabria 43 e alle Marche circa 5 milioni. Ora questi enti dovranno spendere fondi entro il 31 dicembre 2025, ma a fronte di cifre già stanziate è necessario garantire tempi celeri data la pericolosità dell'amianto e la particolarità dei luoghi coinvolti, frequentati da bambini, ragazzi, persone in cura e lavoratori. Chiediamo al Ministro quali misure intenda mettere in campo per garantire la massima celerità nella realizzazione, coordinamento e monitoraggio delle iniziative finanziate. Grazie. Grazie. Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, ha facoltà di rispondere. Prego. Grazie Presidente, grazie all'onorevole interrogante. Effettivamente la problematica dell'amianto è una problematica estremamente significativa sul nostro territorio. Come lei ha rammentato, nel 2018 noi abbiamo voluto una deliberazione CIPE proprio in ordine a questo argomento, tant'è vero che come Ministero dell'Ambiente poi abbiamo definito il primo piano di bonifica dell'amianto, dove nel quale abbiamo anche avuto la possibilità di stanziare questi 385 milioni di euro destinati, e questo mi piace anche a me sottolinearlo, in particolare per togliere l'amianto dagli edifici scolastici e dagli ospedali. Ricordiamo che stiamo parlando di circa 2.400 scuole in Italia che ancora hanno questo problema. Sono stati assegnati alle regioni e alle due province autonome e abbiamo costituito già un rapporto di monitoraggio diretto con le regioni appunto e con le due province autonome affinché questo meccanismo non sia un meccanismo di risorse semplicemente assegnate, ma di risorse che poi sortiscono il risultato. E lì dove ce ne fosse ulteriore necessità, noi siamo disposti ad andare oltre. Chiediamo ovviamente, in questo monitoraggio continuo e costante, di avere il report, cioè di sapere che effettivamente sono spesi per quel motivo e nei tempi dati. Questo è l'elemento che noi possiamo assicurare. Quindi siamo a fianco alle regioni da questo punto di vista per metterci anche tutta l'expertise come Ministero dell'Ambiente che abbiamo. In questo senso mi piace ricordare che però la visione politica è anche quella di costituire un qualcosa in più, cioè cambiare la normativa sull'amianto. Pensi, abbiamo circa 400 norme ormai affastellate tra di loro che hanno riguardo con l'argomento. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro al Ministero dell'Ambiente presieduto da uno dei maggiori esperti, il procuratore, l'ex procuratore di Torino Guariniello, e una quota parte del lavoro già fatto entrerà nel collegato ambientale che immagino di depositare in Consiglio dei Ministri a marzo e approderà poi in queste aule immediatamente dopo. Perché? Perché c'è il tema del fine vita, perché c'è il tema che dobbiamo guardare anche non soltanto agli ospedali o a togliere l'amianto dalle scuole, ma anche da tutte le strutture private, da tutti i caseggiati. Il tema è amianto zero e questa è la visione sulla quale ci stiamo spingendo. Grazie. 385 milioni di euro sono stati destinati alle regioni per togliere l'amianto nelle scuole e negli ospedali. Replica Zolezzi del Movimento 5 Stelle. Ringrazio il Ministro per questi aggiornamenti e per questi dati così importanti. 385 milioni sono una cifra importantissima, penso a 16 milioni per la Lombardia, 10 per la Toscana. Io auspico che i comitati dei cittadini facciano pressione sulle regioni perché finiscano le mappature, presentino i progetti, spendano questi soldi, bonifichino l'amianto. Ricordo che nella scorsa legislatura i fondi per la bonifica dell'amianto negli edifici pubblici furono 17 milioni. Oggi stiamo investendo 25 volte di più, quindi una cifra davvero importante. Quanto è l'amianto ancora libero in Italia? Si stimavano 53.000 siti nel 2015, circa 32 milioni di metri cubi.
E cosa avviene dopo la bonifica? Nel 2017 sono stati bonificati e smaltiti circa 370.000 tonnellate di amianto, ma 100.000 sono finite in Germania, in banali discariche di superficie, quindi una spesa per l'Italia assolutamente non sostenibile. Parlando di amianto, non possiamo non citare Schmidheiny. Questa persona ha beneficiato della prescrizione, di cui si parla tanto, per la morte di 258 persone. I casi di morte da amianto in Italia si possono stimare dal 1970 in circa 240.000. Sono numeri, sono vite umane, sono urla di dolore di questi malati che dobbiamo evitare, che non dobbiamo dimenticare. Non si deve morire più di amianto, va fatta giustizia rapida nei processi, va ottenuta una massima sicurezza nelle operazioni di mappatura, bonifica e smaltimento. Questi fondi sono un ottimo strumento. Grazie. Grazie, passiamo all'interrogazione numero 3.300 dei deputati Braga ed altri, concernenti iniziative volte ad allineare le politiche dell'Italia agli obiettivi europei di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.